Conosce la teoria del gatto di Schrödinger? Finché non decidi cosa succederà, tutto accadrà nello stesso momento. Come in Detroit. Se un uomo non ha ancora scoperto qualcosa per cui morire, non ha iniziato a vivere. È una frase di Martin Luther King. Spero le piaccia. Salve a tutti ragazzi, io sono Dekio Kid e bentornati nuovamente qua sul mio canale ed un caloroso benvenuto e saluto a tutte le persone che stanno guardando un mio video per la prima volta. Siamo sempre qua su Detroit Become Human e riprendiamo il giocone della Quantic Dream, nuovo giocone. Continuiamo. Ah, siamo con Connor. Ok, RK800, siamo sempre da Agatha. Con l'ombrello? Ma l'ombrello non ci serve a noi, quindi... Vabbè, andiamo. Trova Amanda. Che era quella di... Come abbiamo già detto. Quella di... So, l'enigmista. Ciao Amanda. Ok. Dai, vediamo un po' che succede. Con il nostro androide Connor, che aveva salvato Hank, no? Salve Amanda. Connor, ti stavo aspettando. Ti va di fare due passi? Siamo qua apposta, no? Vai, vai. Poi ci andiamo a prendere anche un tè insieme? Ma devo camminare io? Ah, no. Quel deviante poteva essere un caso curioso. Ma anche poteva schiattare. Che peccato che tu non sia riuscito a prendere. Vabbè. Sì, però. No, spiega. I devianti sono irrazionali. Anticiparne il comportamento è difficile. Ma dovevo essere più pronto. Sei riuscito a scoprire qualcosa? Vabbè, uccellino, dai, dire di diario. Ho trovato il suo diario, ma era cifrato. Evidentemente mi sono perso qualcosa. Ci vorranno settimane per decifrarlo. Che altro? Vedete, c'è ancora un'opzione bloccata. Segni sui muri. Sulle pareti della casa c'erano disegnati labirinti e altri simboli. Come gli altri devianti, sembrava essere ossessionato da RA9. Yes. Ci è mancato poco che tu catturassi quel deviante. Lo so. Però anche sarebbe schiattato, dai. Anche se aveva Come molta... Come va il tuo rapporto con il tenente Anderson? Siamo diventati molto intimi adesso. Sembrava grato quando l'ho salvato sul tetto. Non ha proferito parola, ma ho capito comunque. Bravo. Guarda qua, tutto molto orientale. Non c'è molto tempo. Vabbè. La devianza continua a diffondersi, non ci vorrà molto prima che i media se ne accorgano. Dobbiamo fermarla. Lo so, signore, ma... Riuscirò a risolvere questo caso, Amanda. Non intendo deluderla. Abbiamo un nuovo caso. Ah. Trova Anderson e indagate. Va bene. Quindi un nuovo caso di devianza. Va bene, va bene. No, ma l'ombrello doveva tenerlo lei, signorina. Tanto noi siamo dei robot. Vabbè, potremmo andare in cortocircuito. Oh, senti il pad come vibra. Allora, siamo nel taxi? Sì. E ci vediamo allora nel futuro. Hank? Ormai siamo amicissimi, eh. Quindi abita qua. Nostro Hank. Minchia, l'auto barbona. Quindi se tipo rovistassi nei mondizi, guarda qua quante birre si è bevuto. Ma tanto secondo me deve essergli successo qualcosa alla famiglia. Magari a causa di un androide. Perché ce l'ha un po' a morte con gli androidi, quindi vediamo. Tra l'altro ci sono tre opzioni disponibili. Detroit. Non posso guardare in macchina. Vabbè, non c'è niente, mi sa. C'è il riflesso, solo non capisco cosa vuol dire. Vabbè.
posso spiarlo da qua. Tutto chiuso, tutto barricato, eh. Secondo me questo sta facendo le zozzerie dentro, eh. Ah, c'era qualcosa anche qua sul lato. Ah, c'era il cane. Com'era già il nome del cane? Sumo. Sumo. Lottatore di sumo, giusto, giusto. Dai, vediamo un po' qua dietro se vedo che non c'è... Ma c'è qua, poi taglio, dai, vediamo. Quindi era un attimino su dei siti hard. Stavamo disturbando la sua intimità. Oddio! Tenente Anderson! Puttana! Rompi, vai! Ma forse si è soltanto sbronzato. Piano! Sumo! Siamo amici, vero? Cazzo, mi sa che non mi sbronzo. So il tuo nome. Devo salvare il tuo padrone. Eh sì, dai, si è solo umbriacato malissimo. No, sta bene, sta bene. Sta meglio di noi. Cerca il tenente Anderson qua. Trovato Hank e controlla Hank. Va bene. Quindi? Fammelo. Cos'è? Si è vomitato sulla maglia. Black Lamb, Scotch Whisky, 40% gradazione alcolica. Oh merda. Un proiettile è rimasto. Che cazzo voleva fare? Hank, sì, dai, ha vomitato. Ce l'ha pure sulla maglia. Leggera aritmia, nessun segno di trauma. Vabbè, dai, sta bene. Però a quanto pare, tenente, voleva farla finita. Ti svegli, tenente. Minchia. Sono io, Connor. Dovrò farla riprendere per il suo bene. Ma la avverto. Lasciami stare, stupido androide. E sta lontano da casa mia. Mi scusi, tenente, ma ho bisogno di lei. Vai, vai, vai. Grazie in anticipo per l'aiuto. Ehi, che fai? Levati dai coglioni. Ma... Porta anche nel bagno. Sumo! E dov'è il bagno? Attacca. No, no, Sumo! Attacca! Dove sta il bagno? Cazzo, mi sento di merda! Oh, basta che non la fai mo contro il muro, eh! Porca troia! Oh, lasciami in pace, pezzo di merda! Non mi muovo da qui! Dai, 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 muoviti! Ti strappiamo il braccio! Ma non ti aspetta? Cosa stai facendo? No, c'erano dei biglietti, credo, importanti. Non mi serve un bagno, grazie. Scusi, tenente. Però mi sa che qua... Ma è per il suo bene. Capito, era qualcosa, eh? Non lo so. Ho paura. Chiudila! Chiudila! Che cazzo ci fai qui? 43 minuti fa hanno segnalato un omicidio. Al bar di Jimmy non c'era, così ho pensato di venire qui. Merda, forse sono l'unico sbirro al mondo che viene aggredito in casa sua dal suo stesso androide del cazzo. Ma non puoi lasciarmi in pace. Razionale, dai. Purtroppo no, non posso. Sono programmato per seguire questo caso e non senza di lei. Non me ne frega un cazzo del tuo caso, hai capito? Tenente. Devo dire si è svegliato, Dovrebbe... Fanculo, è chiaro? Levati dalle palle! Vai via. Ho capito. Mi auguro che riesca a risolvere i suoi problemi personali. Dai, io... Di questo omicidio... Se voleva stare da solo... Cos'è che sappiamo?
Hanno trovato un morto in un club privé del centro. Potrebbe essere coinvolto anche un androide. Forse non mi farebbe male prendere un po' d'aria. Ho dei vestiti nell'armadio della camera. Ok. Vado io a prenderli. Basta solo che non vai tipo a prendere quell'arma, perché porta Hank i vestiti puliti, va bene. Però poi voglio farmi un po' di cazzi suoi in casa. Voglio capire come mai la sua famiglia non c'è. O è sempre stato solo, ma non... Cosa vuole indossare? Non penso. Non rompere. Ah, posso scegliere io, eh? No, vabbè, dobbiamo andare in uno strip, a strisce. Ah, bello, eh? Ah, meglio. Non so se sia uno strip club o comunque... Aveva detto in un night, quindi... Cazzo. Tutto bene, tenente? Sta una favola? Sì. Non vedi? Sì. Alla grande. Dammi qualche minuto, ok? Certo. Però è sospetta la cosa dell'arma. Minchia. Bravo, scopri di più su Hank. Mi sa che non abbiamo tanto tempo, Vai in camera subito. No, minchia, leggi no. Questo me lo leggo per cazzi miei al massimo, ma... Nessuna replica dal Cremlino, ma è evidente che la situazione stia precipitando. Amore Android, sì, va bene, tanto poi me lo leggo per conto mio. È quella che era con noi, Amore Android. Era quella che era con Marcus, giusto? Ma non c'è più niente qua. L1? Ah, no. Dai, veloce, perché non penso che abbiamo tanto tempo a dare un'occhiata. Magari qua sul tavolo, mi sa che ci sono più robe. Esamina. Non dire niente. L1. C'è una foto girata. Io è questo che io volevo guardare. Un figlio. Analizza. Deceduto. Quindi aveva 6 anni. Mamma mia. Deve essere successo. Guardalo che figurino. Bello, Sumo. Fai il bravo, Sumo. Tornerò presto. Ok, dai. Sì, evidentemente deve essere successo qualcosa alla famiglia di Hank. Penso causa un androide, eh. Oh, guarda, sullo schermo c'era il nostro Erminottone. Allora, c'è la roulette russa, certo. Vediamo un attimino le statistiche globali, quella è la mondiale, sì, ma... Quindi, si era bloccato un attimo. Vabbè, arrivo nel giardino Zen, sì, come sempre ci siamo teletrasportati. Allora, poi, sempre questa cosa... opinione pubblica, scetticismo, software instabile... Non ho capito cosa sia ancora tuttora, Lo vedo apparire sempre in alto a destra, ma probabilmente sono delle azioni che compromettono il nostro software da Android. Non ho idea. Hank amico e Amanda fiducia. Vabbè, arrivo a casa di Hank. Vediamo un attimino le statistiche. Controllo l'auto 63%. Ah, c'erano altre due cose da fare. No, tre. Tre cose da fare. Cazzo, me lo sono perso. Entro in casa. Calmo il cane di Hank. Perché sapevo il nome. Ah, quindi poteva anche incazzarsi e prenderselo con me. Atteggiamento comprensivo. L'hanno fatto in pochi. Porto la camicia a strisce, guarda qua, grande. Da hippie se non c'era. Leggi staccare la spina. Vabbè, 50%. Trovo le foto del figlio di Hank. Legge amore android. Probabilmente c'erano altre cose che non ho trovato. Mannaggia, porca puttana. Peccato.
Va benissimo, dai, ragazzi, io vi ringrazio per essere restati qua con me, per aver visto questo video. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel like, se avete voglia di scrivere nei commenti cos'è che ne pensate, mi farebbe estremamente piacere. E noi allora ci vediamo al prossimo video, se non vi siete ancora iscritti al mio canale iscrivetevi. Noi ci vediamo alla prossima, salutiamo a tutti belli, alla prossima, ciao!